Grazie, è un gesto voluto e dovuto a nome della città di Somma Vesuviana, a nome mio personale, per una persona che veramente ha mostrato negli anni, anche se è un giovane, solo 45 anni, ma ha mostrato grandi capacità nella lotta contro i suoi cosiddetti veleni della terra dei fuochi. Quindi ancora un applauso. Lascio la parola al regista che ci darà la buona visione. Spero che non ci dilunghi troppo, perché insomma no. Ci siamo già sentiti a Giuseppe, ci ha bastato. Quindi insomma è con un sommo piacere che do la parola all'ultimo che parlerà e poi vedremo il film. Grazie. Allora, grazie a voi tutti, sarò brevissimo, proprio visto la lunghezza di tutta questa bella comunque introduzione. E grosse responsabilità sulle mie spalle, visto che ognuno poi giustamente vuole vedere qualcosa, diciamo, rispetto a ciò che stiamo raccontando sul territorio, sull'aspetto antropologico, etnico, musicale, umano, archeologico. La cosa che più mi ha colpito in questo percorso, in questo lungo viaggio che ho fatto insieme a tante persone, ricordo, come già abbiamo fatto prima, però voglio ribadirlo, Zi Riccardo e Chicchina, che ci hanno lasciati e che comunque meritano veramente, anche attraverso questa testimonianza, rimarranno vivi nelle vostre memorie. Al di là di questo, e tutte le persone che ci hanno accompagnato e sono state già adesso premiati con il riconoscimento della pergamena, quindi non li cito uno per uno, voglio ringraziare però in particolar modo soltanto Biagio Esposito e Angelo Parisi, che ci hanno veramente dato l'anima per il progetto, e ovviamente tutti quanti voi che mi avete ospitato con amore e gentilezza. Questo cane fa parte, l'ho portato apposta qua non per un vezzo da regista, da artista, come diceva Carlo, un po' pazzo sicuramente, ma mi sono portato il cagnolino proprio perché è della masseria Resina e dall'anno scorso l'ho adottato, ho avuto anche 4 figli. Praticamente, per chiudere ovviamente questa introduzione e lasciare solo la parola alle immagini del film, ringrazio anche chi ha reso possibile proprio materialmente questo film, oltre come dicevo ai protagonisti, a Sabatino e a Vincenzo Re, a Fiore, a Titina Raia che stasera non è potuto venire, come anche Ninuccia, insomma tante persone che veramente rappresentano l'anima delle vostre terre, ovviamente ad Azzurro Giuseppe, insomma, che racconta in un modo divertente e bizzarro però quello che è un problema serio come quello della terra e dell'acqua, dell'inquinamento, insomma. Volevo ringraziare i montatori Salvatore D'Alessandro e Gennaro Mongiguerra, che hanno veramente reso possibile questo, perché sono stati 6 mesi appresso alle immagini. Vi auguro una buona visione e quindi spero di poi assolvere le mie responsabilità dopo la visione e tutti quanti possiate andare via soddisfatti, non con la fretta della partita. Buona visione, grazie. Naturalmente che qua è stato il mio compagno di viaggio. Ciao a te. Che ha fatto un po' da 3 milioni per tutto quanto questo percorso, perché come vedrete è un piccolo viaggio, un viaggio non didascalico, ma un viaggio di toni attraverso le testimonianze e le ricerche di tutto questo mondo variegato e appunto proprio per questo magmatico. Grazie a tutti, buona visione. Allora, approfitto della presenza del sindaco nel dirgli che tutte queste pergamene che non sono state consegnate le possiamo affidare alla segreteria del comune, quindi chiunque vuole ritirarla può andare nell'ora d'ufficio del comune e ritirare la propria pergamena, perché è un peccato che vengano perdute. Quindi il sindaco come sempre dà la sua disponibilità anche come segreteria, tra l'altro sono 2 carissimi ragazzi, anzi 3, aggiungiamo Giuseppe, che lavorano alacramente. Quindi spegniamo le luci e godiamoci Magma. Buona visione. Prima le luci, poi la continuazione. Già sta partendo il film, no? Ah no, fermi. Le luci, chiama il...
Allora, al signor Vincenzo Caputo, la pergamena non c'è stata data. Perché è morto. Comunque abbiamo concordato con l'operatore Vincenzo Caputo che riprenderà solo i titoli, poi bloccherà la telecamera e tutti quelli che sono presenti sono pregati di non riprendere, perché questo prodotto deve viaggiare e quindi deve essere inedito. Lo vogliamo forse portare a Venezia? Lo vogliamo portare a Venezia, ma lo porteremo in tanti festival, per cui insomma è opportuno che venga rispettata il copyright. Quindi Vincenzo Caputo, professor Caputo, riprenderà solo i titoli, dopodiché spegnerà la telecamera. Ok? Grazie. Questo microfono va spostato, c'è un luce dal vivo. Festival del folklore americano del 1975 realizzato dalla Smithsonian Institution. Gli italiani sono qui. Quest'anno, come negli anni passati, americani di molte provenienze etniche, messicani, giapponesi, scozzesi, irlandesi, greci, africani, tedeschi, indiani, si sono riuniti per 5 giorni per condividere con il resto dell'America le loro tradizioni più antiche in musica, danza e artigianato. Ed ora 25 italoamericani e 25 italiani venuti dall'Italia partecipano a questo festival assieme ad altri gruppi etnici e per la prima volta mostrano agli americani la vera cultura popolare italiana.